Adesso c'è una bella chicca. Guardate questo, guardate, guardate che si forma davanti a noi. Avete visto? Guardate, sta interagendo. Guardate un altro. Ah, non vi ho detto la risposta che mi mandate. Ok. Eccoli, orbs che passano, vedete, questi sono orbs, non esistono insetti nei tunnel, non esistono insetti, chiunque è andato lo sa, questi sono tutti orbs, guardate quanti, qua, questi sono una valanga di orbs e io, preso da questa massa di orbs, non sono più riuscito a seguire bene, che è pieno di orbs, guardate che rallentano alcuni, sono incredibili questi, e questi sono esseri intelligenti a mio parere. Questi a occhio nudo non si vedono. Si vedono con la telecamera con un filo di flash. Guardate quanti sono. Questi sono pieni di orbs. Questi difficilmente si vedono a occhio nudo. Alcuni sì, ma non tutti quelli che si vedono in video. È un mare di orbs che si muove. Allora, guardate, guardate, mi fermano alcuni davanti adesso per farsi vedere, rallentano. Guarda, avete visto? Adesso ho tagliato, il video è molto più lungo, guardate questo, arriva verso di noi proprio, guardate un altro. Se vi rendete conto, il mare di orbs ha rallentato. Ora, vi dirò una cosa, guardate come rallentano, prima erano velocissimi. Sembra che vogliono interagire, farò vedere che ci sono. Ora vi dirò una cosa, che con la telecamera, guardate questo, guardate, guardate che si ferma davanti a noi, avete visto? Guardate, sta interagendo, guardate un altro. È incredibile. Poi c'è gente che dice polvere, no, 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 è polvere, c'è un mare di energia che si muove, di essere... Guardate, incredibile. Allora, guardate questo, è incredibile. E dico una cosa, con la camera del telefono si vedono, To me, five of six of them. Wait, 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 si vede one qualcosa di più e other. Some of them. qualcosa di meno che con gli occhi, perché io in realtà adesso li vedo a occhio nudo. Vedo un mare di questi e sono molti di più di quelli che si vedono nella telecamera. Poi con l'occhio illuminati così ne vedo pochissimi. Quindi... Questo è lo stupore della signora che stava di fianco a me, che non li aveva mai visti. Stanno cercando di comunicare. Sì, ed è d'accordo. Signora è d'accordo. Da cosa? Tanto... Ecco, guardate questo. Vabbè, incredibile, secondo me è incredibile sta roba. Sono tantissimi. Non ci sono insetti, questi sono orbs, questi sono esseri intelligenti che se c'è un filo di luce si vedono nella telecamera del telefonino. Però la domanda sarebbe cosa sono gli orbs? Allora, io vi dico quello che ho percepito io. Allora, io ho percepito che questi sono esseri intelligenti, perché secondo me stavano interagendo, perché comunque quando c'è tanta gente non ci sono, perché comunque in uno dei tunnel sono molti di più che in tutti gli altri, e perché qui che hanno milioni andavano velocissimi, avete visto la velocità all'inizio. Poi dopo hanno cominciato a rallentare, qualcuno, avete visto che si fermavano davanti, volevano comunicare, cioè volevano dire io sono qua, volevano... non so cosa volessero fare, ho interpretato questo. E poi io ho provato a comunicare, ho provato a dirgli: se andate più piano, io vi riprendo meglio. Lì c'è stato un po' di accelerazione, sembra una risposta negativa. E poi, comunque, invece, molti che altri che rallentavano e si fermavano davanti. Poi dopo ha ripreso a andare. Cioè, io la vivo così. Questa, secondo me, è una forma di energia intelligente. Ah, non vi ho detto la risposta che mi mandate, ok. L'ho detto alle altre persone che erano intorno e alcuni commentavano: ah sì, c'è un sacco di energia positiva. Altri commentano che sono parte attiva del benessere che si può provare.
E un'altra teoria che ho sentito di alcuni altri ricercatori dicevano che secondo loro sono, diciamo, anime o spiriti, forse meglio dire, di persone che avrebbero vissuto lì. Io mi sento più vicino a pensare che sono forme di energia interdimensionali, insomma, che noi abbiamo difficoltà a percepire. Viva gli orbs! Resta sul pezzo col nostro canale Telegram Exit The Matrix di Roberto Venturino. Unisciti al canale e trovi il link di invito qua sotto in descrizione. Exit The Matrix con tutte le novità per co-creare il futuro comprendendo il nostro vero passato. Riscriviamo la storia, riscriviamola insieme. Quindi se ti piace questo video metti like! Metti like e iscriviti al canale e accendi la campanellina perché è il modo migliore per sostenere il nostro lavoro.